partenza del mese di novembre non era stata positiva per l'euro, con il taglio dei tassi al minimo storico dello 0,25% registrato lo scorso 7 novembre. Da allora poi c'è stato il recupero, con il massimo del mese registrato proprio venerdì scorso a 1,3622. La chiusura del mese è stata così leggermente sopra i livelli di ottobre. Ed anche dicembre sembra non iniziare con il piede giusto, con un minimo toccato poco fa 1,3526 e attenzione al meeting della BCE di giovedì prossimo. È stato un novembre molto positivo per il dollaro yen, con la moneta USA che si è apprezzata di ben 4 punti percentuali nei confronti dello yen. La resistenza in area 103,20 dista 40 pips in questo momento. Ed attenzione alla possibile violazione di questo livello, perché il successivo dista 400 pips circa. La sterlina ha recuperato ben 2 punti percentuali nei confronti del dollaro USA. Il cable ha rotto al rialzo il canale in cui si trovava negli ultimi mesi, violando una doppia resistenza in area 1,63. Ed adesso gli occhi sono puntati al successivo livello in area 1,66, ricordando che giovedì c'è il meeting della Bank of England. È stato un novembre molto negativo per l'australiano, che ha perso quasi 4 punti percentuali nei confronti del dollaro USA. In questo momento vi è un rimbalzo dopo aver sfiorato questo supporto dinamico. Da questo grafico giornaliero ai Fibonacci vediamo che oggi si sta formando una candela verde. Potrebbe quindi esserci una possibile inversione di questo trend ribassista. Ma attenzione, alle 4:30 di questa notte si riunisce la Banca Centrale Australiana. Il cambio USD CAD ha chiuso novembre sui massimi e con una performance su base mensile di quasi più 2 punti percentuali. Superata quindi la resistenza in area 10585, adesso si va verso quella a 10765. Terzo mese consecutivo negativo per l'oro, che a novembre cede più di 5 punti percentuali. Venerdì però ha chiuso sopra questa resistenza dinamica di breve, oggi però è in nuova fase di test di questo supporto in area 1238 dollari.